ragionamento, tu andresti a letto con uno sconosciuto. Ma no, non sono mica scema, dai. Io prima devo sapere chi è e se mi può servire. Ah, che tu non ti sei mai innamorata. Non mi sono mai innamorata. No. Io mi innamoro sempre, anche 2 o 3 volte al giorno. Oh, a me gli uomini piacciono. A me no, eh. Martina, gli uomini si dividono in 2 categorie. Quelli che hanno i soldi e quelli brutti. Ci sono anche dei ricchi bruttissimi. Meno belli, forse, ma affascinanti. Sara, ma se uno è brutto, eh. Ma bello brutto, si sa, tutto è relativo, dipende. Senti, se uno ha gli occhi strabici, le orecchie a sventole e il naso lungo una spanna, cos'è, dipende? Ma se ricco dici che ha un naso importante, ha gli occhi storti, vabbè, ha lo strabismo di Venere, se poi anche ha le orecchie a sventola, oh, ma Martina, ma se ricco, ma che ti frega delle orecchie, se ricco, oh, te lo faresti scappare? Sì, devo dare confidenza al primo che incontro solamente perché è ricco, ma io non ci riesco, io non mi posso immaginare a letto con uno qualsiasi, uno come tutti gli altri. Sì, perché tu cerchi uno tutto verde con la coda. Senti, se proprio vogliamo parlare di fisico, io in un uomo guardo prima gli occhi e poi le mani. Sono lo specchio dell'anima, l'ho letto. Sì, perché tu dalle mani di una persona puoi capire tutto, il carattere, la... devi saperle leggere però, eh. Sì, da tutte le righine che ci sono. No, se per quello anch'io sulle mani sono molto esigente. Ah, sì? E a te come piacciono? Con le dita. Almeno 10, perché altrimenti mi blocco. Mamma! Mammina! Mamma, ho fame! Signorina, mi raccomando i capelli, eh? Li lasci qui. Sì, sì, li sto lasciando qui in bagno. Per la vita non ti lascio mai più. Signorina, i soldi stanno lì al solito posto, eh? Grazie, professore. Ci vediamo giovedì. Ciao, mamma. Ti aspetto. Passante, 12ª.
i tetti. Gli architetti, no. Arrivo. Prima di uscire, per favore, spegnetemi la luce. Se mi rifate anche il letto, la prossima volta per lo stesso prezzo vi faccio vedere un bagno in vasca. Però senza schiuma. Sì, 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 senza schiuma. Avanti. Buongiorno, sono venuta per le fotocopie. Mi scusi. Prego, ti accomodi. Sono venuti quelli della manutenzione. Oggi siamo fortunati. Hanno sostituito il rullo e non ci sono più spuntinature. Dovrebbero essere perfette. Quante ne facciamo? Quante ne vuole? Il prezzo è per l'uscita. Allora ne faccio 20. Permette una piccola prova? Sono le mie preferite, bianche con tutti i ricamini. No, mi scusi, ma io sono venuta solo per le fotocopie. Ah, certo, scusi, non accadrà più. Oggi cosa mi fai? Oggi? Cioccolata al fondente. Speriamo non mi vengano i brufoli. No, anzi, la cioccolata va benissimo alla pelle. Quasi finito.
Capo, è libero? No. Ma c'ho due viti. Un minuto, no? Senta questo, se va bene. Che mi manca. Ma avrei bisogno anche la piastrella però, eh. Se ci riesce, se la prenda. E il lavoro come ti va? I soliti appuntamenti, e tu? Sì, va bene, però sai com'è. La sera devo sempre fare gli straordinari. Stasera mi vedo col titolare di questa linea di prodotti. Vai a provare delle nuove acconciature? Ma che, vado a provare di cambiare vita, no? E mi ha promesso un posto importante vicino a lui. Stasera spero in un letto comodo. Poi in futuro si vedrà. Buona serata. Ma che buona serata, 60 anni. Bene che vada, finiamo a letto a guardare la tele. Senti, non va, non va, qui cresce. Poi cos'è qui da stirare, non so, le spalle... Ma tanto non ti devi mica sposare. E se dovessi, che cosa mi metto? Abbiamo altri 500 modelli. La prossima settimana ne provo un altro. Tanto il tempo non ti manca. Questo si tira... Incartiamo tutto? No, guardi, incarti solo la piastrella, eh. Questi li metto in tasca. Grazie. Ecco, grazie. Arrivederci, eh.
bastano solo due gocce così, e voi felici volerete da qui. Se volete volare, signori, due gocce vi possono bastare. Oh, oh, oh. Pianta lì con le tue cose. Mettimi su questa. Oh, stasera faccio tardi, eh? Pronte, ragazze? Oggi dobbiamo doppiare un filmino facile, facile. Und wie ist das jetzt? Fangen wir nicht an zu arbeiten, oder nicht? Immer die gleiche Geschichte hier. Nee. Wir können jetzt auch mal anfangen. Ich will nicht wieder bis Mitternacht hier bleiben. Das war immer die gleiche Zeit so, ne? Signor, ich auch anfangen mal. Signor. Signor, signor, dimmi, com'è possibile fare una pellicola se io non parlo italiano? Io non parlo italiano. Oh, Chiquita, carina, per doppiare non serve parlare italiano. Guarda lei. Ma schau mich an, von wego, e se sento che ha un po' di ganze geschichte, was von sich. Lei parla solo italiano, io non capisco una parola in tedesco, eppure lavoriamo insieme da 5 anni. E allora, parte sto film! Insomma, lui mi ha detto, il posto c'è ma fra 3 mesi. Come fra 3 mesi, dico io? Poi così ci ho pensato e gli ho detto, vabbè, aspetto. E fa, sì, però ci vediamo domani. Faccio, no, ci vediamo fra 3 mesi. E lui, ma no, ma perché? Dobbiamo riparlarne. Telefonami, gli ho detto, ci sono i telefoni apposta? Li fai, ma il telefono no, di qui di là. E io, sì, di qui di là che cosa, gli ho detto. E lui, sarebbe meglio parlarne a letto. A letto? No, a letto no. Brava, così impara. No, è che è un letto impossibile. Dorme con l'asse sotto al materasso per l'artrosi, figurati. È un'esperienza traumatica, guarda. L'ultima volta mi sono alzata distrutta. Tieni un po'. Senti, stasera esco con un industriale tessile. Se vuoi gli dico di portare un amico, eh? La notte preferisco dormire. Vabbè, sogni d'oro allora. Domani da chi vai? Ho un cliente che è una tragedia. Ma ti lamenti sempre, tu però non fai niente per cambiare. Guarda, il lunedì mi sento morire, morire. Che dolore, che dolore. Perché? Perché prima o poi tutti se ne vanno. Perché proprio lei? Perché era buona. Era buona? Sì. No, no, era buona, no, no, era buona. Faccia forza, faccia forza. Ti faccio forza. Eccola. Perché? Perché? Voglio morire. Voglio morire anch'io. Signorina, ne potremmo fare un'altra, eh? No, io devo proprio andare. No, signorina, mi scusi, ma proprio sul più bello. Ma che diamine! Ma non lo so, si faccia pagare di più, ma prenda meno impegni, stia un po' tranquilla. Mi scusi, guardi, lei ha anche ragione. Però lei non sa i problemi che ci sono in giro. Io ho anche altri clienti. Io ho gli architetti a casa in questo periodo. Io sono stanca morta. Sono stanca morta. Morta! Oh,
è finito che cartoni animati? Sì, vabbè, se non è finito finirai domani. Non ne sono arrivate le ragazze, tocca a me. Accendo? Ehi, venite, venite, che sbaffino ha finito. Prego, dentro, accomodatevi. Ciao. Ci prepariamo, ecco, andate pure lì. Sapete come fare? Che oggi dobbiamo fare un doppiaggio di un filmino facile facile. Guarda, è una cosina da pochi minuti che quasi, quasi la facevo da solo. Pronte, muchacce, dai, via! Cos'è sta storia che tu non vuoi più fare cartoni animati? Ma sei matto! Tu sei perfetto per questo lavoro. Poi scusa, che differenza pensi che ci sia tra doppiare un film vero... Ciao, Frau, e doppiare un cartone. Oh, a proposito, domani Sadomaso, porta le fruste. Cioè, io farei cambio anche subito. Oh, ma ascolti o no? Ma non sono capace. È un mio limite. Non sono capace di fare cartoni animati. Io verrei volentieri con te a doppiare i filmini. Invece devo stare in questi filmati di serie B che sono anche un po' organi. Arrivo. E poi cosa credi? Qui c'è da diventare matti. Queste qua ti fanno perdere la testa, ti fanno diventare schizofrenico. E se qui dentro qualcuno deve sacrificarsi, beh, quel qualcuno voglio essere io. Io ti invidio. Io ti invidio, io invidio la tua tranquillità. Oh, a proposito, hai fatto benzina? Va bene, ciao. Terremoto, buona la prima. No, no, è che oggi toccava a lui morire. Voglio morire. Andiamo al quinto piano. Cara, hai avuto una magnifica idea a chiamare questo tuo amico. In quattro è ancora meglio. Ehi, ma noi ci siamo già incontrati.
E sì, riconosco le trombe. In campagna. Beh, non serve, una magnifica serata. Vabbè, sono di caldo questo. No, dai, non piove. Ti fa bene. No, non fa quella faccia lì, dai. Stasera sbaffino, va a piedi. Ciao. Ciao, eh. Per favore, non mi spaventi, non mi terrorizzi come al solito. Morirete di paura. Adesso basta, l'ora è finita. Lo so, lo so. Coraggio, siamo quasi arrivati. Ti sembra di aver un po' esagerato? Tieni. E questo? Lo lascio e lo recuperi. Eh? Ah già. La targa! La targa! La targa!
Dobbiamo prendergli la targa, dobbiamo prendergli la targa. Ma non serve, lo conosco benissimo. Ma come lo conosci benissimo? Quello ha cercato di ammazzarci, eh? Sì, ma paga per questo. 5, 7, 5. Io sono arrivata, ma tu dove abiti? Ma io, a dire il vero, abitavo dove mi hai trovato col taxi. Dall'altra parte della città. Ma scusa, ma non potevi dirmelo prima? Beh, mi hai fatto salire, pioveva, e quello è partito subito. Vabbè, ma scusami, vabbè, dai, vado su e ti chiamo un taxi. No, guarda, è smesso di piovere e faccio due passi a piedi, eh. Ma che due passi, dai, sei sicuro? Sicurissimo. Vabbè, ciao. Ciao. 1, 5, 7. Ehi, dammi la borsa. Già, è mercoledì. E mi ero dimenticata che c'eri anche tu. Te la do la borsa. Basta che non urli, però. Fai presto, dammi la borsa! No, non fargli male, è un amico! No! Scusa, abbi pazienza, per favore! No! No, adesso basta, ti sto dicendo che è un amico! Ma basta, sei un disgraziato, un verme schifoso, mi disgusti! Sei un concentrato di luridume, putti! Sì! Se ti chiudono in un porcile, guarda, anche i maiali devono aprire le finestre! Brava, bella questa! Sì! Continua! Mira i tuoi occhi solamente a guardarti, sei un verme, un verme! No! Verme me l'hai già detto, eh! No, aspetta, lasciami finire. No, non mi far perdere la concentrazione. Sei un verme. E te l'ho detto, verme, non vale. Ma senti, cosa credi? Che sia facile adesso cercare delle offese nuove di continuo? E allora cercati un'altra scusa, eh? Io mi sono stufata. Stai calma. Lo sai che con te mi trovo bene, no? Anzi, sai cosa ti dico? Questa sera, doppia paga. Mi sono proprio divertito, sai? Me la dai la borsa? Sei matto, sei completamente matto. Ah, già. E quell'altro dov'è? Trombetta? Ehi, Trombetta! Sei fortunato, gli occhiali non si sono rotti. E il resto come va? Ma sono qualche piano. È dura senza ascensore. Ma per fortuna mi hanno dato lo sfratto. A me cosa me ne frega dell'ascensore, tanto mi caccia. Trombetta, dove vai? Là sopra ci sono i solai. Siamo arrivati. Mi sono dimenticata, ho gli architetti a casa, scusa Trombetta. No, sono noiosissimi, guarda, non ti voglio mica rovinare la serata. No, poi mi sembra che tu stia molto meglio, Trombetta. È stato bellissimo. Chiudo la porta in faccia. Oh, t'ha chiuso la porta in faccia! È stata gentile. Sì, gentile perché non t'aveva rubato, ma dai. Era bella almeno. Aveva dei begli occhi. Sì, dei begli occhi, ma intorno agli occhi com'era? Beh, hai guardato solo gli occhi? Ah, no, ho guardato anche le mani. Sì, ho guardato le mani e gli occhi, per piacere. Era meglio se guardavi le mani di quella bestia che t'ha ridotto così. Guarda qua. Lui guarda le mani e gli occhi delle donne. Come comprare Playboy e leggere l'articolo di fondo. Per piacere. Neanche mio fratello. E sì che io di donne. E non fate vedere. Ma va, vieni qui. Bisogna dirti tutto. Vieni qua, che te le faccio vedere io le donne. Che poi, in fondo, non è tutta colpa tua. Io lo so, io lo ammetto. Sono una figura parentale un po' opprimente, un po' ossessiva. Bisogna cambiare. Cambiamo. Non fai più fare i cartoni animati. Basta. Vuoi doppiare i film veri? Vieni con me. Lavoriamo insieme. Questa... Per doppiare non ti serve. Anzi, vai da solo! Tac! Oi! Hello! Salut! Hola! Wow! Ragazze, questa settimana Sbaffino Paperino vola con le sue ali! Oh, sentite, che cos'è questa nuova idea di voler fare il morto tutte e due assieme, eh? Andavamo così bene quando lo facevate uno alla volta. No, io non ce la faccio, non sono qui per fare il facchino. Scusi, signorina, perché non si fa aiutare da quel suo amico che abbiamo incontrato l'altra volta sulle scale? Certo, guarda.
guardi che noi possiamo pagare anche il doppio, sa? Almeno possiamo fare il morto insieme. No, 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 guarda, lasciamo stare. Scusami, ma così non mi va più. Non ti va più cosa? L'altra sera col tuo amico è stato il massimo. Anche tu? Non ho mai visto uno così spaventato. Ma non potresti... Non potresti cosa? Io quello lì non lo conosco, non lavoriamo insieme. E poi non è un mio amico, va bene? Non è un mio amico. Peccato. Ma scusa, sei sola? Sì, perché? Muori, muori, ma stanco. Dai. Sto perdendo i miei clienti migliori, vogliono tutti quel cretino. Ma sarebbero disposti a pagare il doppio. Sì, già, io cosa faccio, lo porto in giro? Ma tu offrigli una percentuale, no? I soldi fanno comodo a tutti. Sì, già, non so neanche che lavoro faccia quello lì. Beh, se l'hai conosciuto dal ferramenta è un po' improbabile che faccia il chirurgo, no? Poi dovrei spiegargli il mio lavoro, ma sì. Tu portatelo a letto. Agli uomini quando sono a letto gli puoi chiedere qualsiasi cosa. A meno che tu non lo faccia addormentare prima. È impossibile. Ma è impossibile, ce ne sono così che si addormentano. Cosa dici se lo porto al ristorante? Dico che gli pagherai anche la cena. Oi. Ma come è simpatico teu irmão Maurício, é assim divertido. Até amanhã. Tchau, domani. Tschüss. Könnt ihr auch zu deinem Bruder kommen, Versteck? Das ist fantastisch. Sì, tomorrow, ciao. Adios, tu irmão, è divino. Ciao, carinha, chiquita, adios. Oh, écoute, carina, super. Salut, a tutti. Salut. Hey, your brother is great. Bye-bye. Bye, see you. Oh, fratellino, ma cos'hai combinato? Sono entusiaste le ragazze di questa cosa. Non è che adesso mi rubi il mestiere. Dai, accendi, fammi vedere. Sono curioso. Sono proprio curioso di vedere cosa hai combinato. Guardiamoci questo capolavoro. Hai avuto una bella apertura classica qua, eh? Ma che razza di rumori sono? Sono tutti a sincrono, no? Tu hai la testa fuori sincrono. Hai voluto fare un film vero, con i personaggi veri. E allora ci metti per cortesia i rumori veri. O non sai come sono? Cos'è questa roba qua? Poi il telefono. Il telefono nel 700. Questo, guarda, questa è una gag di bassa lega. No, no, io non l'ho fatto il telefono, non l'ho fatto il telefono. Aprite Maurizio Sa. Pronto? Parli forte che qui c'è casino. Chi? Trombetta? No, non c'è nessun trombetta qua. Per una cretina che cercava un certo trombetta. Trombetta, trombetta. Pronto? 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 Sì, sono io.
Ciao. Certo. Sarò puntualissimo, eh. Puntualissimo. Sto già correndo. Ciao, eh. Ciao. No. Certo, è una bella fantasia tu, eh. Avresti un bel successo con le donne se l'amore si facesse per radio. Ciao, che bella sorpresa. Che devo stare lì già fuori orario? No, stasera guarda che non sono sola, sto aspettando una persona. Io posso rovesciarti qualcosa addosso? No, non ci siamo capiti. Guarda che questa sera pago io, va bene? Sto pagando io sono la cliente. Tu mi devi trattare come una cliente. Non so se è chiaro. Sì, tutto bene così. No, 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 sono appena arrivata. Ah, mi spiace, io ero fuori, non t'ho vista entrare così, scusami, eh. Ma sono io che mi devo scusare con te. L'altra sera mi sono completamente dimenticata di avere gli architetti in casa. E ho reagito in una maniera un po'... Beh, però vedo che tu stai posso anche... Posso versare un po' di vino? Nel bicchiere, grazie. Se dopo cosa mi preparo, volete la carta oppure vi fidate di me? Io mi fido, però se non ci tratta bene non ci metto più piede in questo locale, né oggi... E ne mai. Faccio due spaghettini strascicati alla maniera mia. Per me non li strascichi troppo. Grazie, signora, grazie. Che mestiere fai? È un lavoro un po' strano. Non è facile da spiegare così in due parole. Beh, neanche per me, sai. Quando devo parlare del mio lavoro non so mai da che parte cominciare. Fammelo indovinare. Guardala, guarda. Cioè, fai il cameriere? No, guarda. Faccio rumori. E ti pagano per questo? Sì. E tu che lavoro fai? Io mi occupo dei problemi della gente e li aiuto. Li capisco. Sì. Guarda, se non temessi di essere fraintesa, ti direi che sono una... un'assistente sociale. Ma ti pagano bene? Sì, sì. No, cioè, in questo periodo non va tanto bene. Non so, forse una donna da sola... Ma sai che sono contenta di essere qui? Sei simpatico. Mm-hmm. E magari potremmo anche lavorare insieme, pensa. Come? E beh, io ti porto dei miei assistiti e tu gli fai un po' di rumori. Cos'hai? Niente, un formicolio strano. E male, ti stai grattando... Fa vedere. No. E no, sei rosso. Ma magari la candela ti stai bruciando. No, che no, le... no, no. Vabbè, beviamoci sopra. Così col vino certi discorsi poi vengono meglio. Arrivano gli spaghetti. Ti avevo avvertito, io questa sera non sono in servizio. Sono scivolato, scusa. Sì, le conosco le tue scivolate. Dai, vieni, ti do un po' di bontà. Un po' di bontà, torno subito.
Perché fai con la faccia? Ma non è successo niente di grave, no? Non è grave. Ma poi figurati, io nel mio lavoro ne vedo anche di peggio. Ecco già il mio lavoro, io... Tu volevi sapere che lavoro faccio, eh? Beh, ecco, se insisti te lo dico. E poi è giusto, perché dobbiamo collaborare insieme. Tu devi sapere che cosa faccio. E io, dunque, sono una libera professionista con una clientela particolare. E come ti dicevo, sono un'assistente sociale speciale. Speciale? Cosa hai capito? Guarda che è un lavoro serio, sai? In fondo a destra. Maccheroncini è stato? Se te ne cade solo uno ti inforchetto. Dove state andando, eh? Perché salite lì? Perché sa... No, per favore, state lontani dall'aeroplano, eh? Non toccate l'aeroplano, che è prezioso. No! Eccolo, avete rotto l'aeroplano. Avete rotto l'aeroplano! Venite subito qui. Cos'è questa storia d'andare in giro per conto vostro? Tornate immediatamente ai vostri posti. Oh, allora, chi comanda qui? Vediamo un po', chi comanda qui? Bene, così va bene. Ferme! Ci vediamo giovedì. Ti preparerei uno chantilly. Mi ha abbandonata come un cane, senza neanche una ragione. Non mi era mai successo. E sì che io di uomini ne ho conosciuti di tutti i tipi. Non sono mai stata trattata così male. Ma tu gli avevi già fatto la proposta di collaborazione? Avevo appena cominciato il discorso. E sì, sarà uno di quelli che fugge davanti alle responsabilità? No. Gli è successo qualcosa, lo sento. Ho un presentimento. Fino a un attimo prima era felice di essere lì. Ma gli uomini sono volubili. Cambiano idee in fretta, te l'ho detto. Bisogna conoscerne tanti e non affezionarsi a nessuno, Ma che affezionarmi? Quello è uno stupido. Mi scusi, signorina, ma non sembra un po' cortina? Ma no, ma quale cortina? Ma sta benissimo vestito così, sa? Si usa quest'anno, vada a cambiarsi. Martina, ti stai innamorando? Di quello? Ma figurati, non è alto e non è bello. E non è neanche ricco. Ma sì, un tipo di quelli... l'amore cieco. L'amore è cieco, ma non è scemo. A me uno così al massimo mi fa pena. Guarda che quelli che fanno pena sono i più pericolosi. Ti ricordi il primo marito di Ava Gardner? I Tiruni. ma ragazzi, il telefono! Non avete staccato il telefono! Dobbiamo buttare una scena. Abbiamo buttato una scena. What's happening? Why did you stop? Patrizio e Maurizio Sauro. Ah, sì, sbaffino, disturbi. Come sarebbe a dire non puoi venire, cosa... Non ti senti le mani a posto? Che malattia da scemo è non ti senti le mani a posto, non... Ma devi consegnare 6 cartoni sabato, io devo rifare il Casanova, ma... Ma non posso lavorare per... Pronto? Pronto! Beh? Voi potete anche continuare a guardare. Io devo fare una telefonata.
suona il telefono. Venite a rispondere, su. Suona il telefono. Ma se ieri farsi beffe della Thatcher. C'est un grand jeu, c'est un jeu. Veramente una grande esperienza per me. Pronto? Pronto? Sono Martina. Pronto? Mi senti? Sono Martina. Pronto? Ah beh, ma allora siete sceme, eh? Mamma, io sono pronta per il bagnetto, eh? Mamma, sono tanto ferita. Arriva l'acqua, arriva, arriva! Ah! È bollente quest'acqua! La prossima volta che la butto ghiacciata, te la butto. Siete completamente pazze. Ma cos'è questa storia di mangiare con le mani, eh? Vi siete dimenticate come si usano le posate? Ragazze, per favore, il caffè non portatemelo, eh? Permesso? La domanda, frusta. C'è nessuno? Permesso? C'è nessuno? Oh, si ridi, ma un uoco! No, aspetta! Bonjour. Bonjour. Vous parlez français? No. Meno male, perché anch'io col francese... zero, ma... insomma, vuole qualcosa? Beh, sì, io sto cercando una persona che lavora qui. Maurizio! Mio fratello! M'ha piantato da solo! Sono due settimane che non lo vedo. Anzi, se lei sa qualcosa... Guardi, scusi, al di là delle apparenze, il nostro lavoro è massacrante. Noi qui facciamo doppiaggio. Prima, insomma, c'era un certo ritmo, ci davamo il cambio, io e mio fratello. Mezza giornata lui, mezza giornata io. Adesso sono solo. Luke, have enough time now to call my boyfriend. Sì, vabbè, telefona che stasera facciamo tardi. Ma che genere di film sonorizzate qui? Ma, film d'arte. In linea di massima, fin d'arte. In linea di massima, ho capito. Ma suo fratello lavora con lei? Sì, lui ci ha provato, ma è stato un disastro. Lui è un genio solo con i cartoni animati. Se deve dirigere delle attrici, si perde. Signore, sta frio. Sì, Cicchita carina, adesso arrivo. Un minuto e arrivo. Ho anche della gente, dai. Cioè, questo vuol dire che non ha mai diretto un'attrice? No, lui qua dentro... si occupa soltanto di topi, tartarughe e paperi. Ecco, allora gli dica che Martina lo sta cercando per un lavoro, di farsi vivo. Ma se era per un lavoro poteva parlare anche con me, anzi. No, è un lavoro da topi. Comunque se lo vede glielo dica che io qui mi sto distruggendo. Lui deve venire perché da solo mi sto distruggendo, glielo dica. Mi sto distruggendo, urla. E scompare con quelle cretine seminude. Delle cretine, eh? Sì, ma dai, di che cosa ti lamenti? Hai trovato un esperto in paperi parlanti. Sì. Paperi parlanti. No, la verità è che io sto perdendo il lavoro. Andavo benissimo. Adesso non mi vuole più nessuno. Ma questo socio, questo fratello pieno di donne, che tipo è? Il classico chip. Fa lavorare solo quelle che ci stanno. Ma scusa, perché non me lo presenti? Sono i miei tipi preferiti. Senti, adesso se ci metti anche tu. Mm.
Lasciate stare la lampadina. Lasciate stare la lampadina. Non giocate con la corrente. Permesso? Si può? Sì, sono in camera. Sto male. Sto malissimo. Guarda, ti ho fatto una bella tisana. Vedrai come ti fa bene questa. Stai attenta perché scotta. Guarda, non me ne parlare. Guarda, ho mal di testa, mal di denti e lo stomaco chiuso dall'angoscia. Sì, sarà chiuso dalla crema pasticcera che ti sei fatta fuori ieri. Non capisci niente, è nervosismo. Senti, guarda se ci sono un paio di biscotti ancora in quella scatola. No, perché a me così non va giù. Martina, io non so come fai a ridurti così. Per un uomo poi, ma dai! Se i clienti non ti vogliono più, cambia lavoro. Se vuoi posso chiedere giù al negozio, che non sarà un granché, però puoi sempre trovare della gente nuova, ti fai degli amici, poi magari è l'incontro della tua vita. Sì, mi prenderesti un po' di miele in cucina? No, il miele non te lo do, ma non vedi come sei ingrassata? Ma che ingrassata? Ho un ascesso? Se sono gli architetti sono partita, eh? Per dove? In Africa, torno fra 10 anni. Pronto? Sì? No, non c'è, uscita, chi parla? Ah beh, no, ma sarà qui a momenti. Sì, ma dica a me. Sì, dica pure a me. Domani sera? Ah, è liberissima domani sera. Anzi, no, guardi, veramente occupata con me, però... sì, se, insomma, possiamo uscire in 3 o in 4 se hai un amico. Tuo fratello? Ah, sì, ma va benissimo tuo fratello, sì. Sì, va bene, allora domani sera alle 8 siamo pronte. D'accordo. Sì, ciao. Visto? È stato facilissimo. Quel caffone maleducato, io non lo voglio vedere, quel nano coi baffi. Ma quale nano? Ma non esagerare. Ma dai, ma ricordati Mickey Rooney, Ava Gardner. L'altezza non è mai stato un problema per nessuno. E poi, insomma, Martina, gli affari sono affari. Se ci sta, riconquisti la clientela alla grande e ricominci a lavorare. Se ci sta cosa? Se ci sta cosa? Non mi piace? Ho detto che non mi piace. Ma tu fingi. Fingo? Fingi che ti piaccia, insomma, fingi. Fingo. Adagio, ragazzi, non abbiamo premura, non abbiamo premura. Prendetevi i vostri tempi, calma. Sono nelle vostre mani, sono nelle vostre mani. Certo che sei un bel soggetto tu, eh. Scompari per quasi un mese, mi lasci nei casini e poi stasera mi coinvolgi, così, ricomparendo all'improvviso in una serata con una che non ho mai vista. Gira di là, va. Gira. Cosa fai con i guanti? Dormo, sei ridicolo. Sono fatti miei, va bene? Sì, fatti miei. Avevi ragione il babbo a dire, non essere geloso di lui. È il più scemo, sei il più scemo. La tua è quella con la banda lunga. È quella con gli occhi azzurri. È vero che tu guardi gli occhi. Patrizia e Maurizio Sound per le 10:30. Bene. Preferiscono la saletta o il salone? Beh, il salone. Perfetto. Procedo. Ehi, niente male l'ambientino, eh? Deve pagare una fortuna a tuo amico. Sì, se non scappa come l'altra volta. Tranquilla, mi lavoro io, fratello, stasera. Il tavolo verrà pronto fra 2 minuti. Se intanto si vogliono accomodare al bar, grazie. Noi torniamo subito. Al bar. Come ti sembra, eh? Carina, bellina, con tutte le sue cosine a posto. No, io dicevo la mia amica. Ah, quella. Boh, per te va benissimo. Ha dei gran begli occhi. Andiamo? Sì. Martina, non vuoi mica stare così tutta la sera, tu. Togliti questo affare, dai. Te lo tieni in mano. Le spalle belle all'indietro, un bel sorrisino e ricordati soprattutto sì, che... Sì, fingo. Si fingi ma allegra. Allegra?
Ma quando lo vedo non riesco a tenere ferme le mani, gli riempirei la faccia di schiaffi, gli riempirei. È pronto il tavolo? Quasi. Signori, fra un minutino il tavolo è pronto. E se intanto vogliono prendere la nostra specialità? Per me doppio, grazie. Doppio per tutti. Che bella seratina frizzantina, eh? Ma lei lavora nel cinema? Perché, ci vede? Lo sai che io adoro il cinema e tutti i suoi lavoranti? L'altra sera, quando sono scappato al ristorante, mi è spiaciuto molto. Anche a me. Lo sa che lei ha una bella faccia espressiva? Ha mai pensato di fare del doppiaggio? Avrei pensato male. Sì. E cosa posso fare per farmi perdonare, eh? Stasera cerca di resistere. Ma lei è sposato? Beh, diciamo più di ieri e meno di domani. Mi tolga una curiosità. Come mai lei ha un accento bolognese e suo fratello no? Madri diverse. Perché suo padre si è sposato due volte? No, neanche una. Però ha viaggiato molto. Il tavolo è pronto. Bene. Il tavolo è pronto. Da quando gli sono spuntati i baffi? Aveva 3 anni. Signora, la sua giacca e i suoi guanti. È ubriaco, quello lì è completamente ubriaco. Ma tu guarda se io ho i guanti, ma non sono mica miei questi guanti. Frizzantina, eh? Ehi, facciamo 2 passi nel parco? Vieni, ti porto io, ti porto. Già. Perché questa sera tu hai delle mani davvero, davvero furbette. Mani disgraziate, sono davvero 2 disgraziate, sono. Ma che... No, non so ballare, per piacere. Calma, bisogna perdere la calma. L'importante è stare calmi. Tanto, adesso mi sveglio. In un pronto soccorso mi sveglio. Ma sapevi ballare così bene, non mi hai mai detto niente? Perché non me l'hai detto? Così, per non impressionarti. Ma è bellissimo! Adesso basta! No, ancora, aspetta, dai, ancora! Scendete subito di lì! Oggi la testa pesante! Oh, mamma mia, come pesante! No, però il corpo me lo sento leggero, sai? Leggerissimo, mi sembrava di volare proprio!
Anch'io t'ho visto volare, sai. Sì. Anch'io t'ho visto volare. Mi sembravi attaccata alle mie mani. Sì. No. Ma sai cosa diceva mio nonno? Diceva che quando due ubriachi hanno le stesse visioni, vuol dire che allora sono due anime gemelle. Io dovrei andare via adesso, però, eh. E beh, perché non rimani un po'? Perché domani mattina mi devo alzare molto presto e allora... Anch'io mi devo alzare presto domani mattina, 5 minuti. 5 minuti, beviamo una cosa... No, volevo dire che prendiamo una tisana, eh. No, per piacere, stasera no, eh. Ho un ospite, avanti, per favore, almeno la notte, lasciatemi in pace. Guarda, io devo scappare proprio. Perché? È meglio così. Ma avevi detto 5 minuti, no? 5 minuti mi avevi detto, 5 minuti solamente, dai. 5 di numero però, eh. 5 di numero, sì, mettiti comodo, mettiti... Beh, togliti almeno i guanti, scusa. No, dobbiamo andare via. Lasciate stare la camicia. Dopo una sbornia, quello che ci vuole è una bella doccia. Perché non la fai anche tu? No, con me, io ho quasi finito. Tra 5 minuti esco. No, ragazzi, ferme. Dobbiamo andare, dobbiamo scappare. No, i pantaloni, non staccatevi i pantaloni. No, i pantaloni, no. Ma mi avete lasciato in mutande. Tornate qui, sono in mutande, sono. No, là. Sento distrutta. Ah, oggi mi sento distrutta. Ah. Ah, no, beh, scusa, io l'avevo lasciato sul divano, ma tant'è che... Mi avevi detto di mettermi comodo. No, non avevo capito. Ma non dovevi andare via? Posso entrare nel mio letto? Che cosa? C'è qualcosa che non va? No, scusa. È che non avevo mai visto un uomo nudo a letto con i guanti. Per i guanti? Beh, sì, in effetti è una storia un po' strana. Dovrei darti una spiegazione, che non so da che parte cominciare. Ma non c'è problema, sai, ognuno in amore ha le proprie manie. Mi accarezzi come prima al parco? No, guarda, lascia stare le mie mani, dimenticatele, non ci sono. Ho capito, va bene, ti coccolo io. Queste macchie cosa sono? Ah, lentiggini. Le ho fin dalla nascita. Belle! Guarda, verde, blu, gialla, rosa, arancione, belle! Ma guarda che io sto parlando seriamente. Hai delle macchie veramente belle! Le asciugamani puliti sono in bagno, lì, dietro la vasca. Thank you.
Maurizio, ti è successo qualcosa? Hai bisogno di me? Sei vivo o morto? Posso entrare? Entro, eh? Entro! Scusa, sai, ma io... Maurizio? Ma dove sei? Dai, ti ho visto entrare, Maurizio. Ah, scusa. Già, ci stiamo ancora divertendo. Sì, sì. Sì, va bene, giochiamo a nascondino. Allora, dunque, io adesso vado verso il tavolo e tu mi dici acqua o fuoco. Ho trovato lo spiritoso. Vado! Acqua o fuoco? Acqua o fuoco? Ti passi deficiente, li becco, io li becco. Senti, ma sei in bagno? Sei in bagno? Scusa. No, senti, io volevo... Io non ho fretta, è che volevo dirti... Cioè, io non ho mica capito perché mi hai mollato così, Cioè, a parte che, vabbè, mi hai mollato due volte. Guarda che tutti possono cambiare idea, non c'è problema. Io non penso che... Cioè, uno può cambiare idea, poi basta che lo dice all'altro, così l'altro si abitua e non si sente proprio uno scemo. Cioè, non è che però mi sento così intelligente a parlare con te che non mi rispondi, Oh. Adesso io non mi sto più divertendo, E me ne vado. E se ti perdi un'occasione? Mamma, ma chi ti credi di essere, Guarda che poi che cosa credi, che io mi sono innamorata di te? Mi viene da ridere, mi viene, guarda! Io non ho bisogno degli uomini, sono gli uomini che hanno bisogno di me.
sono gli architetti, li ammazzo. Ma lei chi è? No, scusi, ci conosciamo noi? Forse sì, la conosco e... No, mi aiuti a ricordare dove ci siamo conosciuti. E io che... No, senta, avevamo preso un appuntamento? Trombetta! Ma cosa ti è successo? Io lo sentivo, sai, lo sentivo che era successo qualcosa di grave. Io dovevo telefonare, dovevo cercare in ospedale. Oh, no, guarda, non ero in ospedale, ero in ospedale. Come, scusa, ma sei tutto fratturato? No, non ho neanche un graffio. Vabbè, ma non ti sembra di aver esagerato con le bende? Perché non so da che parte cominciare per spiegarti. Cominciamo bevendo qualcosa di forte. Ma cosa ti è successo? Che malattia hai? Tu pensa alla malattia più terribile che conosci. Pensata. Io sto peggio. È un po' come se non esistessi, capisci? Non mi sento più, non ci sono più, non ci sono. Non ci sono, Non ci sono per nessuno, non ci sono per nessuno. Ho capito, non ci sei per nessuno. Elena, siamo noi. Finalmente! Ma sai che ti abbiamo cercato dappertutto? Ma dove siete finiti? Il ristorante era buonissimo, guarda. E poi lui è simpatico. Mi ha fatto morire da ridere. Oh. Ah, ma tu sei in compagnia? Oh, ma che schifo di malattia hai, tuo amico? Mi fa una curiosità, ma lei è fratturato, ustionato o imbalsamato, Ma Maurizio dove è finito? Così. Non esiste più. Voglio un altro mondo. Ma come, è scappato un'altra volta? In un certo senso, sì. Sì, lo so, io avrei dovuto aiutarvi, però anche voi siete scomparsi all'inizio di serata. Beh, lui è più scomparso di me. Ma cosa stavate facendo? Noi stavamo bevendo un paio di bicchieri, anzi, io vi posso offrire qualche cosa? No, adesso noi andiamo subito. Sì, ma a proposito, mio fratello che fine ha fatto? È scomparso. Oh, ultimamente scompare che è una meraviglia. Mi ha rotto l'autoradio. Ma scusa, è bendato. Insomma, tu hai visto che mi ha rotto l'autoradio? Magari si può aggiustare, Può anche aggiustare, però intanto mi ha rotto l'autoradio, Ma l'aggiustiamo di là noi adesso. Senti, ma tutto a posto? Sì. No, perché mi sembra manesco quel tipo. Bah, per me è routine, non c'è problema. Senti, noi siamo di là a bere qualcosa. Va bene. Se hai bisogno, un urlo, noi arriviamo. Benissimo. Ciao. Ciao, grazie. Scusalo il mio amico. Sì, ma insomma, in fondo è un autoradio, Faccio finta che me l'abbiano rubata e... Sì. Ciao, Ciao. Oh, a proposito, tu scusa mio fratello, Guarda che il bambino non è cattivo. Anzi, il fatto che continui a scappare, secondo me vuol dire che tu gli piaci. Ciao, Ciao. 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 Diventato? È un cartone animato, tutto nudo però, tutto nudo. E allora mi dovrei voltare. No, non ti preoccupare, adesso mi arrangio, non ti preoccupare, ecco fatto. È per questo che non ti ho trovata in casa, ma dove ti eri nascosto? Ero appiccicato al muro, hai presente l'uomo di Leonardo? Ma come ho fatto a non riconoscerti? Beh, in fondo... Non è che sei cambiato poi così tanto. Martina, guarda, credo proprio che a questo punto noi due non dovremmo più frequentarci. Ma...
Ma perché? Perché? Ma come perché? Non vedi come sono ridotto? Così conciato non posso neanche uscire di casa, non posso. Non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Io, sai, ho sempre preferito i tipi casalinghi. Ma non so se nelle mie condizioni posso. Ma di che condizioni parli? Lo so io, lo so io. Ah, dai, vieni fuori. Ma veramente? Hai un colorito bellissimo. Guarda che non garantisco niente però, Ehi, che belli. Fammi provare. No, 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 ridammi gli occhi, Ma perché? Perché hai spento la luce, Perché hai spento la luce? Ma sei no, mio no. Più presbite. Senti, so che faccio impressione, ma riaccendi la luce. No. Ma. Sono fortissimi. Devi avere almeno 38 diottrie. No, guarda, quello che volevo spiegarti è che io... Stai cercando di impressionarmi? Dai, vieni giù. Più niente da vedere. Chiudere, per favore. Certo che ci vuole proprio un bel coraggio a fare l'amore con una donna vera.